Ragazzi, ciao. Allora, secondo me qui ci sono due delle macchine più interessanti che ho visto in fiera oggi. Io questa non l'ho mai vista in tutta la mia vita. Questa è una Fiat 1200 Coupé Pininfarina del 1958. Guardate che linea. Guardate che linea americaneggiante, quella di cui vi parlavo stamattina. Cioè, io lo trovo un oggetto meraviglioso. L'abbinamento cromatico. Posso aprirla? Allora, ciao amici, siamo qui con Alessandro Bruni, buongiorno, molto lieto, grazie mille per concedermi un attimino due parole su questa vettura. Che bella è, stupenda, complimenti, dove l'avete scovata? Che macchina è? Questa è la Fiat 1200 Coupé di Pininfarina, sì. Sono i pochissimi esemplari sulla base della 1200 Gran Luce. Ok, alza un po' la voce Alessandro che c'è il rimbombo. Come la Gran Luce, sì. Quindi Pininfarina, non so, fare una sperimentazione di stile con questa. Sì. Quindi ovviamente richiama molto quegli anni perché è molto simile anche all'Appia di Pininfarina, esatto. Però in questo caso ha dato più il senso di uno spider con l'hardtop e non solo, ma anche fatto... E lei è coupé invece, sì, è infatti coupé. All'inizio è appena l'ho visto ho detto, caspita, ma è un cabrio, invece no, è un coupé. Coupé due posti. Guardate, sì. La meraviglia, guardate i dettagli. Biscotto verniciato in nero raggrinzante, molto sportivo. Sì, sì, così che non riflettesse poi, cioè, già all'epoca. Questa è 58, poi, vero? Ho detto sì, bene? Sì. E poi soprattutto... Vetro resina nella parte posteriore, me ne sono accorto ieri. Questo perché Pininfarina iniziava a sperimentare dei nuovi materiali. Sì. In quel momento iniziò a sperimentare. Certo. Montò questo cofano di vetro resina, forse pensando che fosse più leggero rispetto all'acciaio. Certo. In realtà è pesante anche. Quindi questo è un po' in acciaio, un po' in vetro resina, sì, la macchina. Solo il baule. Solo il baule? Sì, solo il baule in vetro resina. Meravigliosa, devo dire veramente bella, interessante, sono quelle cose che rendono ancora più bella questa fiera. Come ti sembra questa fiera? Interessante. È vero? Interessante, sì, di anno in anno lo abbiamo. Sempre che cresce, meglio, cresce, è vero, cresce, è vero. Cresce, sì, cresce. Vabbè. La qualità, anche la qualità del pubblico, il pubblico molto, sì, molto più pertinente. Sì, poi apprezza anche questi oggetti, sì, no? Sì, ci sono, sì, molte auto moderne. Uè, io per primo, eh. Senti, complimenti davvero. Io ho visto anche questa Devin qui di fianco, che è un altro, sì, oggetto meraviglioso. Che cos'è? Questa è la Devin, la storia di Bill Devin è molto interessante, perché Bill Devin era questo pilota americano che correva con... Vieni, andiamola a vedere. Sì. Pilota americano che correva con Ferrari. Ferrari. E acquistò una Hermini carrozzata da scaglietti. Ah, ok, sì, ho capito quella, ho capito. È innamorato della carrozzeria, realizzò delle scocche in vetro resina, sono esattamente la copia della Hermini scaglietti. E faceva delle motorizzazioni diverse, si poteva acquistare con la motorizzazione della MG, okay, della Triumph, cioè motorizzazione telaio, MG, Triumph. Lei cos'ha sotto come motore? Un Triumph. Triumph, TR3, quindi telaio, ah, TR3. Tutto, TR3. Quindi è 2002 TR3. TR3 22. Esisteva anche la stocca con i motori posteriori, montavano i motori Porsche, motori Corvette. Quindi Porsche, motori, sì, ok, però, ok. È una storia interessante, macchine che hanno corso tantissimo, soprattutto in California. Macchine che hanno corso in California, ragazzi, ma guardate i dettagli, che belli! Questa è la particolarità della doppia presa, perché qui ci sono dei grossissimi carburatori Weber. Carburatori Weber, da quanto lo sai? 42. Ammazza! Sono grossi Weber e quindi avevano... Guarda, la inquadro un po' da lontano e così la vedono. Devo dire, guarda, davvero Alessandro è un oggetto meraviglioso, cioè tra tutti e due mi avete veramente colpito, bravi. Io, ecco, questa fiera è vero che stiamo vedendo tanti prezzi un po' di partenza, anche un po', sì, diciamo, sì, senza troppa logica, però poi si tratta, cioè sono sempre anche un po' prezzi di... Però su questi oggetti io non tratterei tanto, non voglio neanche sapere quanto sono messi in vendita, perché sono talmente belli e rari che, ecco, questi sono, sì, pezzi... Sì, sì, sono cose completamente diverse, ma con il loro fascino. Sì. Allora. Alessandro, grazie mille. Ciao. Complimenti, ciao. Buona passione a tutti, amici, come sempre. Questi sono i mezzi belli. Vado avanti a fargliela vedere un attimino. No, vabbè, ma che bella è! Stupenda. Stupende, le cose che mi fanno proprio felice sono queste qua. Ciao ragazzi, buona passione a tutti dal vostro amico Bruce. Fate i bravi, non correte in macchina, eh.